Ciao a tutti ragazzi, io sono Paolo e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Ragazzi, allora oggi un video molto veloce, molto breve, vi voglio presentare quella che è praticamente il mio nuovo acquisto, la mia nuova bicicletta che ho acquistato giusto qualche giorno fa. Andiamo subito a vederla senza troppi indugi. Si tratta, ragazzi, della Triban 100, lo faccio vedere, la Triban 100 della Decathlon. Ora ragazzi, voi vi starete chiedendo perché proprio la Triban 100. Allora, io in realtà è da un paio d'anni che stavo cercando una bicicletta gravel, almeno 2 anni che stavo cercando una bici gravel, e fra le miriadi di possibilità che ci sono presenti nel mercato non mi sono mai deciso su quale fosse la bicicletta che andasse bene per me. In realtà poi nell'ultimo periodo mi sono reso conto che io non cercavo veramente una bicicletta gravel, ma più che altro una bicicletta con cui fare cicloturismo, più che altro proprio un vero e proprio touring, quindi un cicloturismo abbastanza spinto da poter fare tantissimi chilometri giornalieri, e in tal senso proprio una bicicletta gravel credo che non mi andasse bene, visto che le gravel hanno i copertoni tutti tassellati. Io volevo più che altro una bicicletta da viaggiare, credo prevalentemente nell'asfalto, appunto da macinare tanti ma tanti chilometri giornalieri. Motivo per cui alla fine mi sono deciso di acquistare lei. Ragazzi, una delle biciclette, forse una delle più denigrate, una delle più disprezzate. Una bicicletta veramente ultra economica che io ho acquistato usata, non è nuova, ma su questo ci torniamo dopo. Ma una bicicletta, ragazzi, che secondo me nasconde un potenziale molto elevato, e adesso vi spiego perché. Ora ragazzi, in questo video non voglio fare una recensione, farò subito dopo, cioè il prossimo video che uscirà. Adesso vi ricordo che nel limite delle mie possibilità uscirà comunque un video a settimana, tendenzialmente il sabato alle 12:30. Quindi se volete attivate anche la campanellina, così sarete sempre avvisati qualora uscissero nuovi video, così che se sono dei video di vostro interesse li guardate, altrimenti niente. Dicevo, non voglio fare adesso una recensione perché la farò in un prossimo video. Vi voglio solamente spiegare il perché l'ho voluta acquistare. Ebbene, ho voluto acquistare proprio lei, appunto per il prezzo molto basso. Nuova si acquista a 300 euro, io invece l'ho acquistata a poco più di 200 euro da un venditore qui della mia provincia, dalla provincia di Pavia. Non era neanche troppo lontano, sono riuscito ad andarla a vedere in macchina e l'ho un po' provata e me la sono portata a casa. Quindi appunto una bicicletta, volevo dire, molto economica, che secondo me si presta ad innumerevoli modifiche. Andiamola un attimo a vedere. Come potete vedere, vabbè, lei parte, questi sono i suoi copertoni originali, tutti tassellati, perché lei tendenzialmente sarebbe una bicicletta gravel, ma comunque i copertoni si possono cambiare, quindi se non ci vanno bene quelli tassellati possiamo passare a dei copertoni lisci, che è quello che probabilmente farò io. Si può cambiare il movimento centrale, si può cambiare il sellino, cioè veramente un po' tutto, il manubrio si potrà cambiare. Un'altra cosa che farò è mettere il manubrio, quello inclinato da gravel, per essere anche più comodo nella marcia. Insomma, si possono fare un po' tutte le modifiche che si vuole. E appunto avere una bicicletta con un prezzo così basso può giustificare in una certa parte appunto le modifiche da apportare a questa bicicletta. E inoltre ragazzi, mi sono accorto che anche andare a modificare la bicicletta è una cosa che mi diverte molto. L'ho fatto appunto, vi ho fatto vedere con la Riverside 500, e credo che anche a voi vi siano piaciuti quei video. E quindi in tal senso vi vorrei riproporre quelle tipologie di video anche con questa bicicletta, la Triban 100. Vabbè ragazzi, qui comunque mi sembra di tornare al mio primo video del canale con la bicicletta appoggiata all'albero, perché appunto il cavalletto non ce l'ha, non è stato messo dal vecchio utilizzatore. Quindi appunto per questa prima uscita, primissima uscita, è la prima volta che la provo, appunto sono uscito anch'io senza il cavalletto. Per il resto ragazzi, una cosa che vi posso dire: allora la taglia è la L di questa bicicletta, c'è ancora qui il suo cartoncino della taglia, però
Però nonostante questo io, se comunque non l'avevo specificato, credo che comunque l'avevo di sicuro specificato, la Riverside 500, la taglia è una M, io mi trovavo bene con la M. L'ho comunque provata, questa Triban 100, taglia L, devo dire che comunque mi ci trovo abbastanza bene. E ragazzi, forse la cosa che fa storcere di più il naso a tutti è probabilmente di sicuro il cambio, uno Shimano SIS, ve lo faccio vedere, a 7 rapporti, che messo qui nel manubrio, anziché qui nelle manopole queste dei freni, può risultare abbastanza scomodo. E in verità, ragazzi, vi posso assicurare che l'ho utilizzata già un pochino e a me sinceramente non mi dà assolutamente, cioè non mi sembra un cambio messo in quella posizione difficile, né difficile da utilizzare né in una posizione fastidiosa, e quindi vi posso assicurare che in tal senso non c'è alcun fastidio per quanto riguarda l'esperienza di guida di questa bicicletta. Non so se l'ho già detto, però appunto il venditore mi ha dato anche mi ha passato la pompetta per gonfiare le gomme, e in più aveva montate queste luci che però le ho un pochino provate. Questa va un po' a scatti, sì, si accende un po', però è veramente molto debole. Invece quella davanti è veramente inutilizzabile, non va, non so come farla andare, quindi di sicuro questa andrò a sostituire. L'ultimissimo commento tecnico, ragazzi, che giustifica appunto il prezzo così basso, sono anche i freni. I freni non sono quelli a disco che vanno di moda adesso, che monta anche la Riverside 500, ma sono quelli classici, i V-brake che montavano le bici fino a qualche anno fa. Ecco, i freni invece, ragazzi, sono una notte un pochino stonata perché li ho appunto provati, ma non sono assolutamente prestanti. La bicicletta si ferma dopo tantissimi metri e di sicuro dovrò fare un intervento sui freni, sia di regolazione sia molto probabilmente di cambio delle pastiglie. Tutti interventi, ragazzi, che vedrete nei prossimi video, perché appunto ci andremo a divertire a modificare la nostra nuova bicicletta, che appunto vorrei trasformare nei prossimi video in una bicicletta da touring, con appunto dei copertoni adatti per fare touring. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se la mia è stata una buona idea o invece al contrario è un'idea assolutamente da accantonare. Io comunque vedo come mi troverò con questa bicicletta. Se poi vedo che è una bicicletta con cui non mi ci trovo bene, sono sempre in tempo, magari sarò sempre in tempo a rivenderla, magari sempre attorno ai 200 euro, visto poi tutti gli interventi che ci andrò a fare. Mi raccomando, ragazzi, spolliciate a manetta se anche voi come me non vedete l'ora di portare tutte le modifiche a questa bicicletta, che come vi ho spiegato prima è probabilmente la cosa che mi diverte di più in questo momento. Mi ha divertito molto con la Riverside 500 fare tutte le modifiche, tutti gli upgrades, e penso che mi ci divertirò in maniera eguale anche con questa bicicletta. Se volete, iscrivetevi al mio canale, se volete attivate anche la campanellina, così appunto sarete sempre aggiornati quando usciranno nuovi video. Tendenzialmente, come ho già detto, appunto usciranno sempre nuovi video il sabato alle 12:30. E quindi, ragazzi, niente, ci vediamo prossima settimana con un prossimo video. Ciao a tutti!